Siamo in diretta di nuovo su Facebook. Poi condivideremo su YouTube. Qui c'è il nostro bravissimo tecnico che si chiama come le colombe. Roberto. Non era come le colombe, è più facile da Motta, ricordare. Motta, è il signor Corrado. Ciao Corrado. Sta salve a tutti. finendo di piazzare la CPU e vorremmo vedere se corto è sparito. Se poi parte la CPU dell'X non è una cosa semplice, no? Come diceva Tiziano Ferro, l'amore non è una cosa semplice, ma insomma, anche la CPU. Qui invece abbiamo l'altro alunno che non c'era oggi. Stamattina Finisco i pomeriggi. non c'era perché lui fa solo il pomeriggio, giusto? Certo, Lui è lui, questo qui con la barba, che non si fa mai la barba, che si chiama Mattia! Oh, Motta, Mattia, quasi uguale. E questa che è? Questa che barba in corta, è? come dicevo Barba in corta. barba corta in Allora, corta. sta facendo solo 20 piazzole sotto le lecci della Mi backlight, no? chiamavano Atti la Ti dura sei perché stancato di fare Ponticelli? Bravo. no, veramente sono diventato ingegnere edile veramente. Beh, se non le avessi rotte prima non facevi tutte queste cose. Però tu volevi fare esperienza, Le giusto? cavolate si fanno una volta, la seconda. Allora, Mattia è venuto qui che non sapeva fare nulla. Cioè, Facciamo un aspetta, po' di no, pubblicità. mo, no, nulla. Nel senso, sapeva fare, ma schermi, batterie, Primo livello, contrabbasso, via. Chitarra elettrica. tutte queste. Le saldature non sapevo nemmeno dove stavano di casa. No, Com'è andata? Com'è andata? Così, giusto per saperlo, eh. no, no. Sicuramente meglio di prima, meglio. Molto meglio, sai? Si continua a progredire. Diciamo che stai più o meno all'80% del corso. Tra un po' possiamo anche diplomarti. Adesso le capacità ci sono, si tratta di fare ancora, come si dice? Esperienza, no? L'esperienza Insomma, della ti compri 10 pazienza. quintali di schede, le spacchi e Mamma mia. impari, giusto? Certo, altrimenti Ok. diventerà da discarica per schede. Dunque, questo è un iPhone 6 per dirlo a chi sta. No, Sei 6 plus. Plus, scusate, mi sono subito corretto. E quindi questo c'ha doppia backlight. Lui, uno dei due C, il 1502 se non sbaglio. Sì. Lo ha un po' tolto Deturpato. malvolentieri. Buonasera Antonio, buonasera. Buonasera anche a Giuliano, ad Onofrio e l'altro Antonio. Siete due Antoni? Vabbè. Ah no, è sempre lo stesso, scusate. Poi c'è Giuliano, Michele e Renato. Ciao. Dunque, lui è andato a bagno. Andiamo a vedere intanto qua i progressi della nostra alunna che tra un po' ci farà vedere se tutto quello che ha fatto stamattina è andato a buon fine, giusto? Esatto. Siamo pronti? No, perché mi è partito. Ti è partito il diodo? Perché era Adesso devo mettendo lo cambiare stagno, un'altra. giusto? Sì, Ok. perché si era Ce staccato. l'abbiamo anche nuovi se vuoi, però se vuoi, No, se tu vuoi, faccio a pratica. te piace fare la dottoressa con i prelievi, farlo Esatto. pure, giusto? Salutiamo anche Giovanni Parente, Maurizio De Re. Maurizio, il pezzo è arrivato, eh! Il connettore è arrivato, quindi se vuoi portare il tuo iPhone 8, siamo qui, così te lo cambiamo. Dunque, la ragazza sta seguendo benissimo il programma, anzi è pure più avanti rispetto al programma. Poi tante volte dipende insomma dall'alunno, no? Andare più veloce, meno veloce. E lei sta già più avanti. In pratica domani passerà al 5S e poi eccetera eccetera. Se va a questo ritmo, finirà il programma prima, gli faremo fare l'iPhone 11 Pro. Che vuoi fare? È la vita, no? Però questo è l'alunno mio preferito, sta qui da un pezzo di tempo, non perché Mattia faccia schifo, però sta facendo la CPU, ma quando sei arrivato qua, che cosa devi fare? Niente? Niente, niente, mai niente. fatto. Quindi un rebolling della CPU che ha fatto perfetta. Faccelo vedere sul microscopio, curiosità, come hai ribollato questa CPU dell'iPhone X6. Ce lo metti sul microscopio? Un rebolling al bacio ha fatto sto ragazzo, eh? Eppure se prima ti parlavo di ribolla anche una stupidaggine, che facevi? Giusto? Allora eccola qua, guardate ragazzi, questa è la CPU che ha ribollato l'ex pivello, metti a fuoco. Tiè, e mettici una pezza, tiè. Vabbè, Non si vede tanto bene, però. però si capisce che questa qui, massima difficoltà, qualche piazzola li manca, abbiamo già controllato che quelle che mancano, che sono 4 o 5 se non sbaglio, sono o masse o nient'altro, per cui soprassederemo, giusto? Sì. Ok,
tra un po' mi fa vedere che funziona. Io ti aspetto, non scappo, okay. Io non scappo, fugo, ok. Stai rimettendo a posto il condensatore, è finito? No, già l'ho messo a posto. La resina l'hai tolta. Sistemata, siamo quasi pronti allora. Erano questi, quelli l'hai visto? Allora, vediamo un po', quali? Quello spostato, dici tu? Questi qua che erano tutti. Sì, erano un po' più su, sì. Poi c'era qualcuno che era rimasto alzato, quindi dovresti... Qua sopra e l'ho abbassato. La sì. Piazzola, quella la unita di qua, l'ho tolta. Sì. Quindi tutto... controlla bene, perché dopo per una stupidaggine che non hai controllato, sì, sì, sì. Tocca rifare tutto, no? Giusto? Sì, sì, sì. Ok, andiamo da Mattia. Allora, 8 ponticelli da fare sotto un IC della backlight. Stiamo al numero? 1, 2, 3, 4, 5, me ne mancano 2. 2? No, quindi... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne ho fatti. Ne fatti già 6, te ne mancano 2. Quindi questo qui è riuscito la beccata per la cronaca, per chi sta guardando, 1102. Lui la prima riga a destra ce l'ha, la seconda riga, la terza riga purtroppo sono andate a farsi benedire e le sta ricostruendo mediante micro ponticelli. Che gli diciamo pure a questo? Oh Corrado, che stai a fare? Corrado, che ci fai tu qua? Sì, ho visto che... T'ho anche salutato, ho visto? Non l'ho staccato. Corrado, c'è il mio bigliettino da visita. Qui siamo da iPhone Assist Roma di Giuseppe Mignanelli, via Alessandrino 724, Roma. Queste sono le nostre mail, questi sono i nostri numeri del telefono, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì. Ricordiamo che c'è uno sconto per il corso per tecnico di laboratorio. E stiamo facendo un'offerta natalizia. Magari, visto che lei se l'è beccato l'offerta natalizia, esatto. La sai dire qual è l'offerta natalizia? L'offerta natalizia, il corso da che prima costava 2000 euro, adesso 2376, adesso sta al 57% di sconto, quindi a 1000 euro. A 1000 euro, un buono sconto, no? Direi. Tu stai aspettando subito che ci sei tuffata, no? Certo. Oh, dai, su, facci vedere questa luce. Ancora devi mettere il diodo? Sì. Ah, vabbè. Oh, ma che me li perdo? È piccolo, sì. Se vuoi ce l'abbiamo nuovo, eh. Poi se ti piace preleva. Sì. La L la vedo che l'hai messa. Sì, la L l'ho messa. Poi l'ho perso. L'hai perso? Vai di là, fattene dare uno. Diodo della backlight del 5, gli dici. Ne abbiamo a chili di quelli. Che poi è lo stesso che sta anche sul 6, eh. Sì. Quindi se lo prendi dal 5 o dal 6... Sì, qui si chiama D1, no? Abbiamo visto, vero? Sì. Lì si chiama D1502, mi sembra, però comunque è lo stesso. Anche l'U23, quello che tu stai usando, sì. È lo stesso che ritroveremo sul 5S e anche sul 6, no? Ok? Sì. Fatela far dare nuovo, così ci farei vedere sta luce che arriva. Allora, io invece qui sul tavolo ho questo, che è quello che vi ho detto oggi. Sto facendo una diagnosi di un 7... che funziona tutto, ma ha detto non voglio accendermi. Allora non è questo sotto è la cavia di laboratorio, è quello sopra. Vediamo un po' se si riesce a vedere, sì. Ho tolto, come ho detto stamattina, avrei tolto la BPM ed non c'è. Sto guardando se tutti i condensatori che sono accanto, eccetera, stanno messi bene. Dopodiché procedo con mettere la nuova baseband power e se davanti, ovvero... Per farci capire, già mi sono spiegato altre volte, ma chi è nuovo non lo saprà. Qui davanti, su questi componenti, questa induttanza, questi condensatori, quest'altra induttanza e quest'altro, ho i valori elettrici, perché adesso la resistenza a massa ce l'ho, mi arrivano anche i valori elettrici, posso mettere la baseband tranquillamente e questo rifunziona. Per ora ho tutto, ma non ho i valori che ci dovrebbero essere, per cui perciò ho tolto il baseband power, questo qui, e lo andrò a rimettere, ok ragazzi? Quindi è un lavoro, diciamo, di fino, me lo faccio con calma perché adesso sto seguendo gli studenti, che ce n'ho 3, ma settimana prossima saranno 5. Oh, mi raccomando, se avete intenzione di farvi un bel corso, approfittate dell'offerta, perché l'offerta è valida fino a, non mi ricordo nemmeno, mi sembra fine di questo mese, dopodiché scade. Tu pure l'hai presa con lo sconto, vero Mattia? Hai pagato 15.000 tu? Tu hai scelto quello avanzato, che vuoi? Tu sei, la colpa è la tua, tu hai scelto quello avanzato, che è colpa mia? Facciamo sentire Roberto, perché... Roberto! Roberto!
Prof, il corso natalizio prevede panettone e bottiglia? Certo, quella sarà naturalmente sotto Natale, panettone e bottiglia, che vuoi che sia. Si fa. Tranquillamente. Noi facciamo anche la pizza insieme, la carne, qualcosa, insomma. Soprattutto la pinza. La pinsa è romana, è rinomata, perciò la facciamo sicuro. Mo, la volevo fare stasera, ma tutti quanti mi avete accannato, quindi che ci vado da solo a mangiare la pizza? Ma guarda che sta piovendo anche fortissimo. Ecco, oggi non è proprio giornata per pinza. Sta piovendo anche fortissimo. Sì, giusto. Come hai fatto a indovinare? È quello della Bechelatte, è uguale, sì. Sì, è uguale, è uguale. È lo stesso. Salutiamo poi Rajan, Burhan, Tony Di Costanzo, Ahmed, Corrado Cocco. Ma chi è questo Corrado Cocco? Che non lo conosco per niente io. Chi sei tu? Ah, ma sei tu Corrado Cocco? E sta barba? Sono lunghi. E qua devo andare dai cinesi, te li ho mica capelli. Ma che sei mai? Come? A barba te la potevi da solo? No, vabbè, la barba sì. No, ci stanno. Ma qua non tagliano bene, sai? I cinesi? Sono tagliato dal cinese qua sotto. Ma c'è uno. Ci sono cinesi, bangladesciani, italiani, c'è quello che vuoi. Ragazzi. Non c'è problema. Perché qui la camera mi ha parlato, l'hai sentita? Quella? Lei ha parlato? Sì, ha detto che e si è riavviata. Si te l'ho detto che mancava la corrente, è mancata la linea, cioè. Ok. Te l'hanno dato il diodo? Eccolo. Arriva la dottoressa, eccola qui, eh. Lo mettiamo sto diodo o non lo mettiamo? Sì, direi di sì. Arrivato il momento. Ok, noi stiamo qui a guardare, a bocca aperta. Vai, vai. Oh, che la chiudiamo? Massimiliano, il telefono di cui parlavo è quello tuo, eh? Sta ripartendo. Tempo stasera, domani ti posso far sapere. Massimiliano è anche un ex alunno. E se non mi sbaglio, ex alunno che ha un laboratorio, se vi trovate dalle parti di Goro, Milano, andate da lui, che è bravo. È un bravo tecnico. Adesso mi sono accorto che c'è anche lui online, quindi lo saluto. Manca una pinzetta. Ti hanno rubato la pinzetta? Te la sei nascosta? L'hai lasciata a Taira? No, non l'ho portata. E com'è sparita? Quale ti manca? Quella dritta? Sì. Ne chiediamo un'altra? Aspetta, Ti presto la mia intanto, va, perché mo ando a chiedere che quella sta parlando al telefono. Ti presto la mia, tieni. Sì. Guarda un po' se c'ha le punte uguali, perché ce n'è una che ha la punta più lunga e una più piccola. È quella tante volte? Sì. Sì? Ah. Quella è svizzera, solo che le punte si basta che cascano. Le ho fatte abbastanza secche. Saluto anche Apostolico Luigi, Pierangelo Nisi, ciao ragazzi. Si vedono le righette, no? Sì. Se le vedete bene. Le ti conviene fare prima le piazzole giù se non le hai già fatte? Le ho fatte. Ok, a posto. Ci metti un po' di flussante e lo saldi, ok? Ma le righette vanno sopra o vanno sotto? Verso di te. Quindi sotto. Okay, perfetto. Guarda, comunque ti insegno a vederle. Quando tu vuoi sapere il verso di un diodo che ce l'abbia, sì. Tu ti ci muori sopra col mouse lì, ah, quello, guai. Vai sopra. Guarda la scritta che ti è comparsa, che c'è scritto. Non è quella. Vai su una piazzola, una delle due. Cliccala in pratica. Quella, per esempio, clicca quella sopra. Non l'U23, il diodo. Clic. Che ti ha scritto adesso? D1A, hai visto? Sì. Allora, A sta per anodo. Clicca sotto e ti dirà D1K, vedi? È il catodo. Il catodo è il punto attivo, quindi dove stanno le righette. Okay. Quando un diodo ha un verso, c'è un anodo e un catodo. Okay. Il punto attivo è il catodo, d'accordo? Quindi in questo caso le righette sono giù. Per forza. Ma perché non ti compaiono ancora in alto? Non l'ho capito. Quando ci vai sopra non ti compare l'immagine? Vai sopra il diodo? Niente, oggi è svogliato sto computer. Forse... Dici che guarda, non l'ha presa. Ecco, forse la sta scaricando. Vediamo un po'. Se accade adesso, prova ad andarci sopra, dovrebbe comparire in alto a destra l'immagine. Niente. questa è la rete mia, che è 300 megabit al secondo. Riseleziona, magari vediamo se finalmente però si attiva. Non me l'attiva proprio quella spunta, rimane così. Ah, quando ci... Ma io l'avevo vista che c'era prima però. Mi sbaglio? Lì l'ho vista che c'era. Prima c'era, adesso se la metto la toglie da solo. Ah, non gli piaci? No. A posto, andiamo avanti uguale. Il diodo.
Buonasera Filippo. Sei in diretta? Sì. Salutiamo Tyra. Qua ce l'ho tutto. Dato? Sì. Bene. Farlo scendere un altro po'. Ok, perfetto. A posto? Le mie pinze funzionano bene? Benissimo. Direi. Quelle sono favolose quando sono nuove soprattutto. No. Ah, ora sono dritto, sono un po' usate. Sì. Okay. Quello se tu adesso lo andassi a misurare, se il versativo dovrebbe darti circa 200, se non sbaglio. Anche da saldato. Da dissaldato te lo dà sicuramente un 200-210, no? Naturalmente di caduta di tensione o resistenza a massa. Resistenza a massa. Allora. Gianluigi, buonasera. 153. Sì, calcolando che quando è caldo è più giù, va bene, vedi, sta salendo, vedi? Okay. 160, eccetera, no? Ok, va bene. Okay. Ce lo fai vedere illuminato quindi nella scocca? Guarda, rubala a quel ragazzo laggiù che si chiama Mattia, la scocca col vetro. Ah, allora, no, questa, ecco. Ce l'hai qui? È sempre quella sua. Non se ne è accorto che gli abbiamo rubato. Che, ti manca qualcosa lì alla tua sinistra? No, però te ne saresti accorto prima o poi, no? Eh? Oggi un po' di cose ci mancano. Ma... Oh. Mettici un po' di Captain sotto, dove tu vai a appoggiare lo schermo. Là, qui. Qui sotto, no? In modo che non tocca... Il metallo, no? Più lungo, ce l'hai? Ti è finito il Captain? Ok. Giusto per coprire. Ce l'hai tutte? Sto controllando l'ultima fila di qua. Sì. Se stanno bene? Noi vogliamo di acceso entro stasera, mica domani, eh? Prima lo sto controllando con più calma. Ok, ma ti stai giocando la reputazione, lo sai, no? C'è anche Veronica che ci sta seguendo. Ciao Veronica. Forse è la tua amica questa, mi sa, vero? No. No? Non conosci nessuna Veronica? No. A posto. Immagini amica sola. Com'è? Cioè, ma hai detto che non mi conoscevi? La batteria si mette dopo, ragazza. Prima lo schermo. Non mi sbagliare queste cose così banali. Salvatore, buonasera, il nostro ex alunno e grande suonatore di fisarmonica. Ciao Salvatore. Tecnico specializzato. Come vanno gli affari, Salvatore? Ok, ci sarà la luce? Vediamo se la ragazza ha lavorato bene. Ha smontato tutta la backlight del 5 e l'ha rimessa in piedi. Si illumina? E scarica la batteria? Proviamo ad attaccarlo? Sì. Era rossa. Era rossa? Sì, ma qui bisogna essere neutrali. Ha detto Agostino che va tutta alla grande, meno male. C'è la batteria in carica? No. No? Controllami i valori sul LCD, che se non carica, o senti intanto se scotta la scheda madre con un ditino, scotta? Era ancora calda. Ah, no, quando è calda non la devi collegare, deve essere fredda o tiepida. Guarda un po' i valori comunque sul connettore staccando la batteria naturalmente. Sì. Ad aprile vieni a trovarci a Cossino, va bene? Basta che chiami così non vediamo la disponibilità. No, le devi misurare, quindi staccano. Ah, quelli proprio sotto, non sì, come, sì, sì, sì. Non i condensatori tutto. No, solo qui, andiamo a vedere un attimo se è tutto a posto, no? Salutiamo anche Silvio e Daniele che ci stanno adesso seguendo in questa diretta live dal laboratorio di Afonassist a Roma. Oh, vi ricordo che il corso è in sconto fino a prima di Natale, poi il prezzo raddoppia, lascia o raddoppia, offerta natalizia da prendere al volo, come hanno fatto anche Mattia, come ha fatto qui Marica.
Buonasera anche a Michele. Ciao Michele. Come va? 600? Stai a rovescio? 6,25. Il secondo? Sempre 600? 6,26. Il terzo? Il terzo è basso. È quello più importante, quello proprio della C della Becca. 46, non ci siamo. Non ci siamo. No. Quanto deve essere il terzo? Vediamo se ti ricordi. 3,20. Ecco appunto. 46 vuol dire che quella linea non sta funzionando, no? Sì. Guarda un po' come ti ho insegnato adesso, se il difetto sta davanti, fai le continuità, no? Tra il connettore. Beh, rimisura per essere più certo. Rimisura, sì, scusa. Mi intrometto di meno, tanto ormai sai come procedere, no? No, sempre quello. Sempre 46. 46, sì, allora la linea non sta funzionando. 50. Quindi hai creato una backlight, dobbiamo toglierla. Okay. Guarda le continuità, quindi. Per capire se fosse la FL oppure dietro, no? Ok. Voilà, bien l'équipe. Salut, Verfon Hamza. Vous êtes en France? Anche dall'altro capo dell'induttanza ci siamo? Mattia, più voce. Sì, entrambi. Ok, allora è dietro. Molto probabile che sia l'IC della backlight che non è sceso bene. O l'induttanza, capisci? Sì. Vai a vedere i valori attorno e ti rendi conto, no? Mettiti sul supporto, anche per terra adesso se non devi saldare. Come? Puoi metterlo anche per terra se non devi saldare per fare le prove. Poi se devi saldare lì sul supporto. Tanto lì il tappeto è antistatico. Michael, buonasera, ciao. E di nuovo auguri per il tuo compleanno che l'hai fatto da poco. Cosa vedi? Come lo vedi l'IC della backlight? Messo bene, sceso? Mi pare di sì però. Dammi certezze. Oh, c'è anche questa, penso che la conosci, eh? C'è una certa Colacenzo Jessica che ti ha mandato un bacio. La conosci? Ah, no, aspetta, un bacio a Marica da Christian. Ah, ok. Allora non è lei. Ok. Forse può scendere un altro po' di qua. Di là è sceso. Salutiamo anche Mattia. Grazie, Michael. È sceso? Quindi? Un altro po' potrebbe scendere. Quindi è alzato? Leggermente. Ok. Proteggi il power manager, mi raccomando. Sì. Ok. Intanto vado a vedere qui. Io ce l'ho tutte qui. Il signore che deve fare la CPU. Ce l'ho tutte. Siamo pronti allora? Lato, sì. Vai, allora andiamo. Senti, allora, che frustante usiamo? Questo mi rimasto. No, usiamo quello per fare il fumo. Quello per fare il fumo. Gli facciamo una fumata bianca sopra, eh? Lo conosci, no? Perché non così viene bello tanto. liscio. Okay. E quando lo fai subito attacca. Questo? Sì. Punta grande la prendi da me e lo fai diventare tutto bianco liscio. Di con quello. Ok? Ma hai fatto però. Okay. Se tu guardi, io mi documento, no? Tu guarderai qualche video, fanno sempre così quando non la c'è più. Ma non so fare. Non mettono il frustante normale, ma mettono questo. Allora, qual è questa? La punta mia grande sta sul saldatore, prendila per piacere. È lei, no? Con quella tu lo fai fumare tutto quanto adesso. Come fai? Tanto tu fumi, no? Corto... Tanto tu fumi, giusto? E quindi una fumata in più. Mattia, ma sei tu questo? Io. C'è un Mattia. Ah no, questo è De Stefano. Pardon. Ciao De Stefano, buonasera. Allora. Allora. Sì, prendi e fumi sopra. Devi accostare, non ci devi toccare. Deve diventare tutto bianco. Prendi, prendi. Devi fumare bene. Se vuoi ti faccio vedere se non sei capace. Mai fatto, no? No. È la prima volta, è sempre la prima volta. Ma così prende che squaglia. Ti faccio vedere. E deve squagliare perché fa il fumo, no? Vuoi che ti faccio vedere? Sì. Leggi questo nella diretta che ti faccio vedere come si fa. Adesso viene. Tieni un secondo. Tieni. Attento che casca, sì. Si incarica perché la batteria si fa. Rotto il vetro o la pellicola di. Deve essere veloce. Oddio, ma che è tutto quanto.
Che gli hai fatto a sto coso? Che ci ho fatto? Si sta facendo a pezzi, ora sono cristalli di. Dove sta per pulire qui? Allora qua fai così veloce, no? È lì, no? Zac, e fai così, vedi? Vedi il fumo deve andare là, no? Vedi? Ok. E diventa bianco, piano piano, vedi? C'è una cosa veloce, prima che il fumo sì. Si perde. Beh certo, ogni volta li rinzuppi, no? Così, e vai, vedi? Ok. Alla fine viene tutta una pagina bianca. Né più alta né più bassa, vedi? Ok. Così non te lo fa camminare tanto. Bravo, capisci? Ok. Questo comunque è flussante, che ti vedi? Flussante allo stato duro. Poi quando vai a saldare, salda e basta. Lo fai tu l'altra metà? Se vuoi sì. Io, dai. Vai. Ci provo. Chiaro? Non si toglie, vero? No, quello rimane fino a quando tu non saldi. Il vantaggio è quello. Anche per le diagnosi è buono questo, no? Per vedere dove diciamo c'è il corto. Non ce lo fa colà però, mi raccomando, eh. Si deve solo imbiancare, tipo quando fai l'albero di Natale. L'hai mai fatto l'albero di Natale con la neve, no? Sì. Ok. Mattia, abbiamo finito con Ponticelli? Abbiamo quasi. Qui c'è un tuo omonimo, un altro Mattia. Ma non sono io. Ti ho scambiato per te, perché quello è entrato prima. Se ero entrato nella diretta, professore, ordini, non stava a fare niente. Perché? Allora lui non sta a fare niente. Non lo so. Io c'ho da fare sicuro. Ah, scusi, eh. Allora, se ci siamo permessi di dirti di prendere una pausa. Tutte e 8 le hai fatte le piazzole sotto a quelle? No, mancano sempre le altre due. 8 su 12 non è una piccola impresa, eh. Infatti. Giusto? Ridirigiamoci. Faccia vedere se è Natale giusto. Lo rendiamo uniforme, no. Uniforme, bianco uniforme. Eh? E non più alto e non più basso, mi raccomando, eh. No, lì dove non c'è niente non ci diventerà mai bianco, eh. Ok, mi sembra che sia buono, vediamo un po'. Di qua appena appena una un sì, una toccata e fuga in re minore. Comunque hai capito come si mette quello, mo? Sì. Ok. La prima volta, poi. A posto. Questi sono cristalli di quel, come si chiama, rosin. Sì. Ok? Adesso mettilo preciso la CPU, no? Verso in alto a sinistra, sì. Come vedi qua dallo schema. C'è l'angolino, no? Poi lo facciamo la prova col come chiama? Con quell'adattatore, no? Salutiamo anche Nicolò che adesso è entrato. Ciao, buonasera. Allora, ti lascio in pace? No. Vado a vedere qui, mo arrivo. No. L'abbiamo saldato? Pare di sì. Però diranno solo. È sceso? Controlli. Sì, certo. Dice Nicolò che c'è una domanda da farci. Vai che ti risponde la Luna, che ormai è preparata. Qui c'è un schema. Ah, i valori te li hai messi qua. Sì. Ho capito. Devo mandarti un 7 Plus per CAU della mia ragazza. Ti ho già mandato la mail. Sì? E qual è la domanda? Va bene, se era un'affermazione uguale. Qui il ragazzo sta posizionando la CPU. Mi raccomando una cosa precisa, eh. Aria bassa, temperatura decente e vai. 53,20. 53,40 facciamo, perché hai messo lo stagno quello a alta temperatura. Ok. Ed è largo quello. Metti anche il gelo grosso. Sì. Ok. Perché c'è più, no? Che ci vuoi con quell'ugelletto, con quell'ugellino? Anche sì, anche sì, bravo. Bravo. No. 3,40 e poi 50 lo facciamo, va bene? Bene, non si deve muovere se l'ha messo bene. Deve solo scendere, va bene? Un secondo. Sono cose elettroniche. Super Ace. No, microscopio. Salutiamo anche Lele, che ci sta guardando pure lui. Adesso si è riattivato? Ok. Ciao Riccardo, buonasera, grazie. Mattia sta andando via,
fa anche rima, Mattia va via. Ok, piano piano, quando vedi che si accascia un pochettino, stiamo a posto, va bene? Sei concentrato, non rispondi, eh? Sì. Bravo, concentrati. Dunque, Mattia? Ultima piazzola? Quasi. Penultima? Penultima. Ok. Ti sei spostato solo. Sì, perché si mette a posto, no? Si deve spostare poco poco, giusto, sì, per posizionarsi, sì. Angolina, tu aspetta che si salda e poi togli. Tanto qui non puoi buggerare la CPU, perché lei è la CPU. Siamo alla prova della finale? I valori c'erano stavolta? L'hai controllati? No. Dai, dacci buone notizie. 3,20, 3,40? Vediamo un po' quant'era. 3,20, però un po' pure un po' di più va bene. 20, 19, 18. Ah, sta a fare il conteggio tu? Quanto abbiamo? Quanto abbiamo di CDT? Vedo un... si muove. 6,49. No, sul terzo però. No. Ah. Fatemi il quadretto. Ti faremo un quadretto. Qui lavorò e saldò CPU iPhone X il dottor Inge. Ci sta il valore stavolta? No. 22. 22. Ma il dio te l'hai saldato, no, perché... certo l'hai saldato. E l'hai saldato col verso di qua, da te? No, certo. E perché abbiamo il valore bassissimo? Mi fai guardare la mia postazione nella scheda madre tua? Così vediamo dove potrebbe stare il problema. Questo significa la diretta la tieni tu. Si sta raffreddando, dottore? Sì, adesso lo vogliamo vedere acceso tra un po', eh? Aspetta, più due secondi. Mancano un po' di integrati, ma era l'IC Audio, che cosa manca? Senza IC Audio funziona uguale, quindi non è che ci importi tanto, eh? Allora, vado a vedere dietro, perché il problema dovrebbe stare dietro. Intanto, non perché non mi fidi, ma ricontrollo le resistenze a massa. Allora, vediamo, eh? Magari qua ritornano. Allora... L'FL sta al suo posto, vediamo un attimino, eh. Il primo 630, buono. Secondo 630, buono. Il terzo, ai 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 ai, 14. Questa linea è non buona. Vediamo se c'è la continuità con l'FL. Quindi l'FL è buona. Il problema sta dietro, dove? Vediamo un attimino. Allora, l'abbiamo creata questa becca, l'abbiamo anche detto discreare, no? Allora, la zona è questa, se vuoi puoi vederla anche da lì, che è quella la zona che sto guardando. Dunque, la dietro è saldata bene, la L mi sa di no, perché? Sei sicura che le persone stavano così? Sì. Perché la L si muove. Perché ci posso fare il bungee ball? Eh? Guarda un po'? Sì. E poi vediamo se c'è altro, eh? Un attimo solo, eh. Dunque, questo condensatore è saldato? Qui sì, qui no, perché non mi dà nessun valore. Ok. Questo non è sceso. Questo qui è stato la stessa linea, perciò suona. Allora, la L scende nel condensatore, vediamo l'integrato. L'integrato si guarda di fianco, no? Come ormai sai, no? Sì. Integrato sta bene, dovresti rimettere bene l'aereo facendo il condensatore, okay. E vediamo se risale tutto quanto, ok? Va benissimo. Attua. C'è il corto sulla 1 volta. Ancora? Sì. Ma tu l'hai fatto il controllo che ti avevo detto di fare sotto la CPU? Le resistenze al massimo tutte non l'ho controllato. Perché il controllo è quella della 1.8, ti ricordi? Sì, vero. Perché se è la CPU che ormai è accortata, non lo possiamo salvare, no? Quindi che ora è ritornato il corto comunque significa che è saldato a buono. Eh? E mi è ritornato il corto preciso. Se ti ricordi il corto e quindi non sta in corto la scheda, sì, potrebbe stare proprio in corto quella maledetta, capito? Perché non hai fatto quello che ti ho detto? Me lo sono dimenticato, mi hai fatto prendere dall'adrenalina. Aspetta, sentiamo che se è caldo, no, è fredda. Sei sicuro che c'è ancora il corto? Tengo io, controlli? Sì. Tanto mi ricordo dove sta l'1.8. Eh sì, componenti piccoli, quelli... Ce l'hai poi eliminata, no? Questa qui, no? Sì. Giusto?
un attimo che allargo lo schermo qui. Ok, il multimetro ce l'hai qui. Sì. Sta già in bip. Sì. Tutto intrecciato. Allora, è questo, no? Quello che è saldato proprio qua. Sì. Siamo nello stesso verso, vediamo un po'. Allora. Qui non c'è nessun condensatore, solo quelli accanto lì sono accesi. Dietro sono. Vabbè, pure qua stanno, però sotto così. Qui sono due condensatori in corto, non è che sono quelli? Andiamo a zoomare. Questi due condensatori qua stanno in corto. Che linea è questa? Cam2 PMU. E vanno a finire sotto la CPU. Non è che è questo che ti accorta, no? Non lo so ora. E questi due pure stanno in corto? La CPU core. Perché si sono uniti? Ce lo stanno tra uno e l'altro. Ah, ok, possibilmente sì, le palline quando ho tolto lei. Qui poi vabbè ci manca il condensatore, ma quello non ci importa nulla. Oddio, ce l'ho anche stretti tu, aspetta a me. Dunque. Neanche l'avevo vista. Ma qui sopra gli ho finito i componenti qua su. Sì. Che ci mancano? Okay. Sì. Ok, ok. Allora, vediamo un corto anche più, no? Sì. Forse poi dobbiamo fare tutta parecchio. Questo. Ma che raffreddo. Non è in corto. 172. Non è in corso 172. Guarda. Ah no, era questo. Durata zero se era corto, no? Giusto? Quindi è un valore basso, quindi ti suona? Sì. Quanto ci deve avere di valore la, quello là? Passa la 1,8. Se non sbaglio è 300. Però non... Adesso siamo a 26. Ok? Ok. Non è propriamente corto. C'è qualcosa che non va bene. Si vede qualche pallina che... Può essere, sì. Guarda la circuita, l'ha messa bene? Sì, l'ha messa bene. Però sai che qui non è scesa, a sto lato, qui. Possiamo dare un altro colpettino, io non l'ho voluto forzare. La lampada era un corto, ti ricordi, no? Questo non è corto netto, ma magari comunque il corto è uguale. Questo da qui. Allora, la lampada. Quanto segna? 0 0. Aspetta, non riesco a beccarlo. Qui è 0 e qui? Sembra 0. Dunque, aspetta, quali punti erano della 1,8? Sto andando. Dall'altra parte. Non sono acceso adesso, ma accendiamo su questi, no? Sì. Quindi questi qua. Aspetta, niente, scatto qua. 0 perché? 2000. Oh. Quanto da? All. 0. Perché 0? Però il ritorno ti fa tipo 2000 qualcosa quando. Io ho cercato la. Anche. La lambda. Non è 0, dovrebbe essere 476. Qua non c'è niente. Perché non ci arriva dietro? Ui. Allora, quei due condensatori, no? Eccoli qua. Vediamo. Quant'è? Zero? 237. Sta salendo allora. Dovrebbe essere sui 300, no? Quant'è? 0. Questo 0, questo 0. Mo 0. Comunque c'è la punta del. Non è buono questo? No. No, è un po' girato, lo vuoi fare con il tuo? Con il multimetro mio? Sì. Ora vi meno a tutte e due. Ecco. E il capo lo può fare. Non a meno. Io mi sto fermo così. Guarda Maria, attenta a quei due. Io mi sto fermo così, va bene? Dunque, vediamo i calori, Col mio non si sbaglia. Allora, massa qui. Yes, allora, questo. Qui non ci siamo. E con il tuo suono ovunque. Perché sta uno, mo. E lo so. Perché davanti stava 200? Giusto per sapere, Allora, lo facciamo.
No, no, stiamo in corto. Molto probabile che stia il corto sopra la CPU, sai? Che questo era quel corto che non scaldava, non faceva niente, no? Mm. Me la devo controllare. No. Facciamo prima di toglierla una prova a farla scendere un po', ma se rimane il corto dobbiamo controllare la CPU. Se già sta in corto lei, la possiamo saldare 100 volte, purtroppo niente. Mi dispiace, non hai fatto bene. No, vabbè, ci mancherebbe, anzi. Bravo comunque. Alessandro sta salutando. Allora, ha saldato bene, ma purtroppo. Alessandro La Guardia, ciao! Te lo ricordi Alessandro, sì? Sì, certo. Ciao Ale! Allora, quello che faceva sempre di solito? Che non attaccava l'alimentazione. Non attaccava l'alimentazione, dice, c'è la corrente. C'è anche Mulia Mini, ciao, buonasera, Tonino Quattrone, buonasera. Dunque, qui abbiamo trovato il problema, principessa. L'ho risaldato e lo sto rimettendo adesso. Stai parlando del condensatore? Sto o dell'IC? Della induttanza. Della induttanza. Ok. I versi, l'hai visto i laterali della L, vero? Sì. Ed era come l'hai visto tu? Però molleggiava, giusto? Sì. Hai fatto appena più alti le piazzole? Sì. A posto. Condensatore è anche sceso? Condensatore no, infatti devo ripassare anche là. Ok. Altro artista qui, eccolo qui. Anche l'ultimo ponticello fatto? Stiamo mettendo fermo sul filo di rame. Che si muove, traballa, tocca, devo mettere okay. Un po' di isolante. Alberto, buonasera! Quando passi a trovarci? Poi devi rimettere anche le due L là, eh? Sì, ce l'hai già messa da parte, vero? Stanno lì? Yes, però mi sa che... Mi sa che? Una è salva, l'altra c'ha... Va bene, prendi un'altra. Due... I donatori si trovano. Ha detto Alberto che sta seguendo la diretta ma senza l'audio, quindi non mi può sentire. Non è che magari è l'audio che non funziona proprio? Ah, non lo so, non mi sto ascoltando. Non mi posso sentire io. Solitamente quando ho visto pure io le dirette ogni tanto mancava l'audio. Era da lì però. Ah, ok. Questo è dal telefono. Forse se mi sono rotto l'IC dell'audio non va bene. Allora. Che è il 7 il suo, no? 7 plus. Vabbè, sempre. E non mi diminuiremo 7 plus. Hai fatto già scendere? No, sto ora. Ci stai pensando. Dai, tu mi dispiace, ma magari a fine che non è in corso la CPU. Vabbè, c'è un po' alla fine. Potrebbe essere che si è messa male, che ti devo dire. Dagli un po' di flussante solo sui laterali e faccelo entrare, così si riposiziona. Tanto già è saldata. E quando che la devi saldare che non conviene farlo fluttuare, no? Sì. Ok? Oh, qui per la cronaca c'è anche Sese, eccolo, è lui. Che stai a fare lì? A guardare la situation. La situation va bene? No. Meno male. Vuoi salutare qualcuno? Ah? Vuoi salutare tua figlia? Ah? Non vedo mai, sì. Io fa vedere te. E vabbè. Ups. Ci siamo. È andata la L? Se non molleggia è andata. Non molleggia. Ok. Tu già la puoi guardare da dietro, dal condensatore. Se sta a 300 invece che a 25 o 14. No, ma non ho rimesso bene. Lo devi far scendere, giusto? Sì. Ok. Gli altri perché essendo calda, parecchio calda, non vorrei che gli altri. Un saluto a Simone, un saluto anche ad Angelo, ciao.
C'è anche Sergio da Cassino. Ciao Sergio! Eh? È paese mio Cassino, eh? Sergio ci conosciamo da una vita, anche quando lui aveva aperto una radio libera e io andavo a fare lo speaker da lui. Prima radio libera che ho frequentato. Come si chiamava la radio Sergio? Antonio, non me lo ricordo. Radio Lazio, mi sembra. Sì, Radio Lazio. Non perché prendeva tutto il Lazio, però. Perché stava nel Lazio. Leandro, ciao, buonasera. Si sta raffreddando? Ha sudato sta CPU, è tanto sudata. Poverino, sta soffrendo. Questo non si vuole riposizionare. Non scende? No. Vuoi che ci provo io? O lo porgo e ci metto un po' di stagno sotto? Ma perché non c'è lo stagno sotto secondo te? Perché non si ferma? Ci provo io, dai, reggimi questo. Ah, mamma mia Maria, sempre... punizione. Va bene, ci punirai. Tutti quattro. Ci punirai. Non dico, ci siamo noi. Però siete in punizione. Va bene. Che punizione c'è? Ci porti tranne Marica. Portaci un po' di dolce, va. Marica non è punizione, perché? No, perché non... Sempre sta cosa tra donne, Vabbè, solidarietà. E io che dicevo la stessa cosa. Siete sempre solidali voi, eh? Certo. Allora, guarda come mi ubbidisce a me, guarda. A parte che non è saldato per niente, no? No, infatti. Ammazza. Sì, facciamogli le piazzole allora. Già stanno sì. Sotto. È tutto caldo. Mi hai convinto a fargli le piazzole, sai? Visto? Sì. Fallo tu perché così fai vedere ai ragazzi che ti stanno guardando, al pubblico, okay. Come sappiamo fare bene le piazzole anche in posti così piccoli, ristretti. Okay. Vai. Vai pure. C'è anche Gaetano, ciao Gaeta! Voglio vedere Corrado con il camice. Corrado, il camice dove sta? Qui uno ha detto che te lo vedete col camice, indovina chi? Alessandro. Mettiti il camice, com'è che non sai il camice tu? Lui c'ha il camice, io c'ho il camice. Come non ti abbiamo mai dato? Sei tu che non ti sei mai voluto mettere. Che te la porti? Le XXL? La L. La L? Vediamo se, guarda se c'è una L, dai su, prendi una L. Qua ci stanno tutti i camici che vuoi, tu scegli di una L e muovite. Alle 7:10. E ormai lui ha detto che ti vuole vedere col camice, ma che facciamo? L'Arish, che cos'è? La? Non è a posto. Che hai detto la che? L'Arish. L'Arish è la L. Che non sa manco il francese? Guardate come sta bene col camice, eccolo qua, è lui. Gli manca solo qui lo stetoscopio, insomma, quella roba lì. Che è da femmina? Ti penso da femmina? Tante volte fosse da femmina? È da femmina? No. Vabbè, è da maschio, su. Era mascuro questo. A posto? Sì, a posto. C'è anche Antonio che ti sta guardando, attento, eh. L'unico che non portava il camice sei tu, eh. T'hanno sgamato, eh. Fatte? Un secondino? Non stiamo in galera, su. Ah. Giovane, abbiamo messo... Mamma mia, ma chi? Qua il camice è personale, può ognuno... Ancora fa bene. Sì, certo. Beh, come per ognuno che? Poi uno se lo può portare. No. No. No, se vuoi te lo puoi comprare, però. Oh, io faccio già gli sconti e muovo pure il camice gratuito. Porca miseria, sai quanto costa il camice di questo? Te lo faccio vedere se non mi credi quanto costa. Pezzo pieno. 150 cocozze, lo vuoi? Te lo vediamo, no. Questo è ignifugo, pratica significa che non si dovrebbe bruciare. Poi io una volta ci sono riuscito, però, che mi sono messa il manico a 300 gradi e non me ne sono manco accorto. Alla fine, però, me ne sono accorto. Ha detto Alessandro che adesso gli sembri un tecnico, però, questi baveri alzati qua, ma che è? Fare il conto è drama. No, sul secondo componente non mi sono più, quello è il primo sì, perché? Sempre che è la stessa cosa? Sì, sono collegati. Il primo non mi... Ma non è che ci sta la resistenza?
Buona. Eh? No, lo sto suonando. Non mi affondo alcune rock. Hai capito? E tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi. No, non me la ricordo. Sei in diretta? Sì? Sono desiderato? Allora, ho un'email ufficiale, cioè, ha pure chiamato questo ragazzo. Fammi vedere, non so di chi parli. Vabbè. La batteria sì, però dobbiamo reperire che non ce l'abbiamo adesso, quella del 3GS, sì, va bene, possiamo fare queste altre cose. Eh? Ci stanno quelle originali? Non me lo ricordo. No, quelle che stanno arrivate sono originali? Non me lo ricordo. Ok. Ha lasciato anche il telefono. Beh, lettore SIM e tasto d'accensione, ok. E poi la batteria. Bene. Ma la prima cosa che voleva riparare qual era? Eh? Oltre al lettore SIM, solo questi due terminali vuole riparare? Va bene. E digli che faremo un'analisi tecnica per sapere se il lettore SIM è veramente... La batteria lo sai il prezzo quant'era di quella lì? Non mi ricordo. Sì. 30 euro la batteria di quella. Sostituita. Chiave in mano. Ok? E sei proprietario. Del primo devo vedere il lettore di SIM se veramente se è da cambiarlo oppure no, perché è incastrata la SIM, magari non è rotto. Gli tiro fuori la SIM e gli cambio solo, sì, e gli cambio solo il lettore, il pulsante d'accensione, lì mi ha detto lui. Ok, analisi tecnica? Sì, vediamo il problema, poi gli facciamo vedere proprio preventivo. Quindi il corto c'è? Ho tolto una pallina, sì, vediamo se raffredda ancora un po' di più. Va bene. Ma comunque, hey girl! Così? Get around? Procediamo. Stai saldando? Sì. Hai messo lo stagno? Sì. Hai messo il frizzante? Sì. Già, ma ti ha detto la cosa principale? C'è una cosa principale pure? Sì, la prima parola. Quello l'ho letto, garbata signora, l'ho letto quello, sì. Ma non lo volevo dire perché mica sei garbata tu. Sei ingarbata. Stiamo scherzando, ci vogliamo bene? Certo. Poi pensano che io... La tratto male, giusto? Le donne non mi hanno toccato nemmeno con un fiore. Con uno scudiscio sì, però con un fiore. Ah, pure tu sei della ditta di Mattia? Stai andando via, Marì? Dov'è Marì? Ecco, cappuccetto rosa. Vi saluta cappuccetto rosa che se ne va. Buona serata, vai via. Guarda che sta piovendo fuori, eh. L'ombrello sta in mare. Se prestiamo un ombrello se vuoi. Basta che ce ne riporti due. No, eh. Non lo vuole. Meno male. Quello è andato. La fronte. Dovrebbe funzionare adesso. Intanto si vede subito. Se c'è la RSM. Oppure la CDT. Giusto? Ciao, air guest. Buonasera. Scotta? Sì. Scotta ancora? Meglio. Jerry Scotti? Non la misuri prima di installarla? Ok. Misura direttamente il terzo, che era quello carente, no? Sì. Gli alunni sono qui nel laboratorio, stanno lavorando. Lei è una, l'alunna, Marika,
sta affrontando una problematica di backlight. Quanto segna? Troppo? Non so, quanto segna? Ok, no, 221. Faccio vedere la luce, va. Allora, mettila nella scocca e vediamo. Oddio, era quello quindi, no? La L che molleggiava e il condensatore alzato. Esatto. Che ti manca, lo schermo? Ah, il Capton, ok. Mo Corrado pure so per problema, ci vuole vedere l'X acceso. Ma così rifacciamo di nuovo la CPU e il controllo di resistenza massa giù? Eh sì, perché se è lei che sta in corto, tu hai fatto bene il lavoro. Okay. Purtroppo è lei che sta più di là che di qua. Non mettere prima la batteria, mi raccomando. Se no la mandi in alto a tempo backlight. Fatto? Andiamo con lo schermo? Mi metto da qua, voglio vedere questa bella mela bianca, verde, gialla, basta insomma che appare. L'emozione? Non entra? Andato? Adesso possiamo mettere la batteria. Vai, accendiamo, va. Arriva la mela? Ah, tu la accendi direttamente col cavetto? Ah, è scarica, ok. C'è la mela? C'è? Quanto assorbe? Guarda l'assorbimento, se è buono. Quant'è? 0,79. 0,79 va bene per un 5. Quindi sta caricando. Perché non si vede nulla? Non è attaccato bene. Lo schermo, dici tu, non l'hai messo bene? L'emozione? Mi raccomando, se lo stacchi, stacca prima la batteria. Sì, stacca pure l'alimentazione, per piacere. Adesso vedi se lo schermo non era messo bene. Infatti non posso nemmeno... È entrato? Lo senti sotto il dito, Lo sento. Fa il classico crick croc. Ci sono tutti appicci con le mani, non sento niente. Ah. Un po' di frustante? Sì, parecchio frustante. Adesso ci siamo? Vai. C'è la batteria in carica? Eppure. Niente? No. Allora, stacca l'alimentazione per piacere. Poi stacca anche la batteria. Stacca lo schermo, misuriamo anche gli altri due, se sono rimasti a 600. Tu non c'era il tool di plastica per staccare le cose, vero? Vedo che fai con le unghie. Ma parecchia gente fa con le unghie, però era per non farti rovinare. Dici, ma io non ce le ho, allora a posto. Mi controlli quei primi due, la piazzola 1 e la piazzola 3? Sì. Allora, leggiamo i valori. Devono comparire là. Allora, il primo adesso è 600. E siamo a? Non lo prendi bene? Non riesci a prenderlo? Prendendolo così. Ah, è variabile? Sì. E il secondo invece? Il secondo è giusto. La piazzola del primo era la B1, se non mi sbaglio, vero? La? La piazzola del primo era la B1, guarda un po', sì. Cliccando sulla, sì. Sul primo, poi l'induttanza dall'altro capo per piacere, era B1, vero? D2. Ah, D2, è quella quindi che non, forse è qui che non è sceso, perché l'altra è la D3, forse ce l'hai un po' così lì, capito? Ma prima andava bene questa. Però sei intervenuta, ti ricordi? Sì, certo. Il caldo è caldo. Sulla prima dai, non dà il valore, hai detto? E quindi è quella che non sta funzionando adesso, capito? E siccome qui non hanno niente a che vedere né il diodo né l'induttanza che tu hai fatto, no? È probabile che sia proprio vicino alla backlight che non ha sceso bene là, no? Okay. Ok? Dai, un'ultima botta e finalmente lo vedremo acceso. Dimmi... Vedendolo così, i pallini sono tutti al suo posto. Sì, controlla però sotto. Sì, sì. Ora... Dove sta la 1.8 sulla CPU?
Allora, vediamo se di... Ok, mi devi cercare una massa e uno di quelli della CPU, no? Adesso non ci dovrebbe essere più il corto, no? E quello sto vedendo. Ok. Tanto ha detto che stanno tutti quanti separati le piazzole, no? Sì, mi sembra di sì. Vediamo se sta ancora in corto. Stai a rovescio così, eh? O hai messo bip? A bip. Ah, allora bene, va bene. Scusa, non pensavo di mettere resistenza a massa. Ancora sta in corto. Aspetta, là c'è qualcosa attaccato. Sì. Peccato però, se mo era qualcosa attaccato abbiamo tolto la CPU. Vabbè che tu la fai da Dio, No, qualcosa attaccato qua. No, tu hai detto che erano tutte perfette, mo è attaccato. No, c'è qualcosa attaccato. Ah. Allora forse si è attaccato sotto qualcosa. Sono proprio due piazzuole. E sono di quella linea? Visto? Uno. Ma due. Sono di quella linea quelle attaccate. So. Guarda, no, controlla sullo zio. Daniele, buonasera. Piotr, buonasera. Slim, buonasera. Roberto, buonasera. Doru, buonasera. Alessandro, ciao, buonasera. Dottore, il malato è vivo. Stiamo facendo il possibile. Risusciterà? Deve. Ritornerà in piedi? Ritornerà tra i vivi. Poi rimarrà cionco? Mutilato, già lo è. Ah. Voi gli abbiamo tolto le piezzole sue. Lì. Ah, il Signore nostro gli ha donato. Ma noi lo faremo tornare più vivo che prima. Va bene. Stai ripulendo? Mm. Ok. Erano solo due attaccati, mi hai detto, no? Sì. Vabbè. Che stiamo facendo di bello? Dobbiamo... Dov'è? Mettere, posizionare bene... Il CD della backlight, giusto? Sì. Mm. L'hai bello riempito, sì, di frussante? È... La parte verso di te dovrebbe essere accesa poco, capito? Ok. Perché la piazzola D2 non dà quello che dovrebbe. Si è mosso? Andò? Fare l'uso. Mm-hmm.
pulisco bene. L'hai pulita? Come pulisco bene. È andata pulita? Sì, sì, ora faccio per un attimo. Adesso controllami la linea. Sì. Oh, questa cosa non posso fare. Che cosa? Il camice? No. Non sei abituato? Non sei un tecnico senza camice? No. Sì, lo so, perché tu sei abituato alla Sicilia, che è fresco. Allora, principessa? Controlliamo per... Davanti devi controllare, perché qui la linea è solo davanti, no? Quella lì non c'era. Non ci credo, c'è il corto. C'è ancora, vero? Sì. Meno male, vuol dire che non era CPU. Guarda quale sei un condensatore. Ti presto il mio... Shorty? Sì. Tornato il valore? No, sempre a 0. Sempre a 0? Però è un po' calda, eh? Ma si vede che è tutta giù, però. di morale? Sì, anche. Niente, 0? No, 0. Ma guarda un po' la continuità col condensatore e con le FL. Hai bisogno di guardarlo sull'ausilio? Ok. Rimetti dove stanno le piazzole. Possibilmente, la CPU è una sta buona. Sul punto di controllo c'è il valore? Una volta solo. No, qua c'è. Ah, non è la seconda volta. Uno, il 26 c'è. Sì. Una, due, c'è con la continuità. Quindi va bene pure la prima volta. Taira! Ti saluta Valentino! E la tre pure. Quindi, anche dall'altro capo? Anche la guardia, saluti, ok. E ti saluto Valentino. Di qua vediamo. Di qua. Di uno. Di due c'è, cioè, no? Sì. La piazzola è quella. Se non c'è il valore è quello. O potrebbe essere la linea di... No. No, il valore lo prende da lì. Mi fai guardare a me? Reggi sempre tu questo, per piacere? Guarda sul tuo tavolo. Tieni. Strano, dovrebbe esserci il valore, no? Allora, vediamo un po'. Faccio l'ultima volta e poi... Ai ai ai, qui... Questo condensatore è un po' sbregato di qua, però, eh. Quello che ti ho fatto saldare. Quello che abbiamo rimesso. Vediamo se intanto funziona. Dove stanno i... Ecco, i frequentali. Come sta messo? In modalità diodo, ok? Sì. Vediamo questo condensatore se adesso la piazzola funziona. Su quella linea e sta a 45. Secondo me la piazzola di questo condensatore l'ha fatto toccare su questa induttanza? Mi sa che sì, sai. Vediamo. Dunque, il diodo. Qui ce l'ha il valore e qui niente. Allora, vediamo un po'. Ritocchiamo le cose che hai fatto te. Este spento? Yes. Accendiamolo. Vediamo il diodo. Di tutto adesso è saldato, prima era un po' appoggiato, okay. Adesso se c'è il valore me lo dà il diodo, eccoti, ci vedo, no, 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 nessun valore, fortuna che era asciutto, qui è 46, qui niente, tutto bagnato sei. Guarda, sento le bestemmie di Maria guardando questi piccoli incontri. No, no. No? Non sei bagnato, sei su. Allora, tornando a noi qui. Vieni qua. Chi è, tigro? Sì, lo volevamo asciugare. Un attimo... È tutto bagnato, vero? Oh, mamma mia, che ora. E questo deficiente va sempre in giro. Non vuole mai rimanere a casa. Non vorrei che tu sto condensatore l'ha fatto attaccare sull'induttanza qui. Giuseppe? Che c'è? Sì? Dica. Un ex corsista vuole venire a fare lo stage? Sì. Ok, si era prenotato già. Sì. Deve modificare la data. Sì. Per maggio. Posso darvi l'ok? E guarda se c'è nessuno. Spazio, sì. Sì, ok. Ah, già ti ha chiamato pure? Ah, okay, ok. No, no, chiamo le scene, i gatti sono più svegli per essere
asciuga. Andiamo. Muoviti. Vabbè, forse metto un po' di luce da me. Certo. Personalmente vuol dire che non è saldato sull'induttanza. In pratica, se guardi qua dallo schema, sì, questo qui vedi, questo è il condensatore da saldare, questo qui toccava qua. Ok. Facciamo toccarsi, sì. Questo è sì. Sopra il valore è tornato. Volo. Qui non c'era nulla. Adesso stiamo già a 100, quindi è molto migliore assai. Prima non c'era nulla, no? Ok. Sul diodo. Qui era 46 e stiamo a 100, buono. Ma questo pure a 100 suona. Ma come è messo? Suona a 100, perché suona? Suona sempre. Però qui abbiamo 2000. E qual è il motivo? Ma forse perché è bollente? Ma così. Allora, qui abbiamo 96, qui abbiamo 45. Ah, lui sì. Fa sicuramente meglio. Qui lui è. Abbiamo. Mamma mia. 3000. C'è qualcosa che non quadra. La parte di qua del diodo. Dove sta? Il diodo è questo. Questa linea qui è messa male, male male, perché sta a 3000. E quando vado a misurare Dio? Ma stai impostato bene saluti, questo? Io ho visto che sta in modalità di... Ah no, stai in beep. Perché sta? Adesso sì, ecco perché. Okay. Vediamo un attimino. No, perché se stava a 3000 mi sono fatta due domande. Dunque, 155 mi dà. Che rispetto a 300 che dovrebbe essere, è un po' poco. Qui? 170, sta salendo piano piano. L'induttanza non ho nulla e quello non va bene. Quello che c'è sull'induttanza c'è su questo condensatore. Quindi vediamo un po' che stanno insieme. Questo condensatore qui, sì, stanno sulla stessa linea della VCC main. Possibile che mi ha dato in controllamento? Non so. Però ancora non c'era quel fine. Se non parlavo di mettere mai. Mi dà 13 la main. Dovrebbe essere 300, capisci? Sì. Poi c'è una paglia di stagno, la togliamo. Ciao, ok. E vediamo se c'è qualcos'altro che non ci ha... Non abbiamo visto. No. Sì, però non chiedo scusa. Ma lo sta mi da 100 è positivo 13. 100 scappa 13. Dunque, allora, la linea è quella. Vediamo se si è formato un corto qua giù. Allora, qui no. Non ce l'ho so più una. Qui no. Ah, zio, no. Se qual è il problema? Che c'ho quelli amici miei che vivono. Chi va bene? Chi è Lux? Uno addirittura molto 11 torna dal Vietnam. Lui vive in Vietnam. Bello. Bello. Eh? Non è bello. No. No. Ma c'è un amico mio che torna dal Vietnam, lui vero. Lui insegna lingua. Le scarpe di ginnastica. Sono tolto da solo. Le scarpe da ginnastica. Ci fanno le... Io sì. Anche... Perché ti dai fai come? Oh, lui, i 20 dai, che l'ha pagato come un telefono. Cioè... Quello non ci vede. Non ci vede. Perché... Ho cercato di distanziare questo condensatore qui dal vicino della Becco Live.
che ho messo un po' meglio le induttanze, ma si, no, le diodo, ma si sbraga sempre di là. Non è che tu l'hai messa a rovescio, no? Le righette sono quelle che vedo? Sì, era nuovo. Ah, oh. Sì, le righette stanno messe di me. Sì, stanno messe bene. Stavo ricontrollando. Perché mi dà un motore bassissimo su questa linea, ma devo vedere invece molto di più. Vediamo adesso che ho dato un'altra scaldata. Allora qui abbiamo 13, ma abbiamo 14, va bene. C'è un valore basso sulla main, capito? Sì. Anche qui 13. Che questa che è adesso illuminata la main, e la main non sta andando come dovrebbe. Che è stagno questo? Sì. Sì. Vedere alla fine tutto ciò l'iPhone X lì c'è audio. Da prima a 250 e poi passa a 13, quindi c'è un leggero qualcosa in giro. Gli diamo una bella pulita per vedere meglio, perché c'è tutto sto pulsante e non si capisce. Certo. Togliamo, una bella pulita, dopodiché riusciamo a capire e risistemiamo. Ok, perfetto. I due ragazzi se ne stanno andando perché alle 7 smontano. Eccoli qua, Mathieu e il Barbè, l'altro Barbè. Salutate, buonasera. Noi continuiamo. Mettete mi piace. Che te sta portando la cassetta appresa? Sei l'operaio del New York che si portava la cassettina da una guarda. Buona cena a tutti, a domani. Mi chiami di riconsegnare. Andate piano, piove fuori, o no? Speriamo di no, perché. Il tigre è tornato bagnato, quindi vuol dire che piove. Tagli una bella pulita, così riusciamo a vedere meglio e cerchiamo di capire per quale motivo. Ciao! Ragazzi, ci vediamo tra un po' per vedere il risultato. Tanto lei fa fino alle 8 stasera. Buonasera a tutti.